innanzitutto grazie alla senatrice Castellone per l'occasione e per questa presentazione della proposta di legge. Cercherò di essere telegrafico. Sono assolutamente concorde con il presidente Balzanelli, bisogna rifondare gli architravi del sistema. Il sistema dell'emergenza territoriale è un sistema che ormai è diventato a macchia di leopardo e non c'è un sistema identico nemmeno all'interno della stessa regione. Io vengo dalla regione Emilia Romagna, il sistema che c'è a Bologna è diverso da quello che c'è a Reggio Emilia, è diverso da quello che c'è a Piacenza e oramai non è più garantito avere lo stesso livello di risposta tra un cittadino che abita in una parte di una regione o addirittura nella stessa provincia, in una parte cittadina piuttosto che in una montagna, piuttosto che in qualcuno che abita magari sulle isole o in territori distinti. Per cui bisogna rimettere i principi di base, bisogna rimettere dei parametri che siano matematici e su cui non si possa giocare rispetto al significato dei termini. Il mezzo di soccorso avanzato, da funzione in giù, tutti sappiamo che può essere una sola cosa, inutile che ci giriamo intorno. E questa è la base per garantire quel principio di equità della risposta che tutti i cittadini si devono vedere garantire. Sul personale carente, mi sento di dire che bisogna prendere un po' di esperienze. Noi siamo riusciti a invertire il trend, non so come dire. Noi siamo riusciti, mentre tutti lo perdevano, proprio cominciando a inserire delle politiche organizzative diverse, senza neanche fare contratti mirabolanti, ad avere l'ingresso, siamo addirittura arrivati in una provincia dove era 53 in ingresso rispetto a tutti gli altri che ne hanno persi invece. Per cui probabilmente se si puntano i piedi sui principi, se si sta in piedi sui principi, il trend lo si inverte, anche perché oggi, e mi collego a quello che è appena stato detto rispetto ai medici di emergenza urgente e pronto soccorso, noi stiamo vedendo tantissime richieste di medici che hanno seguito il percorso di specializzazione in anestesia e rianimazione, in medicina d'emergenza urgenza, che chiedono di venire a frequentare i corsi di idoneità d'emergenza territoriale perché sono laddove sono fatti bene, laddove sono correttamente impostati, laddove sono culturalmente pesanti, danno una formazione e un'esperienza professionale che il medico vuole avere, soprattutto nella prima parte della sua carriera professionale. E il dibattito con le altre professioni è al 100% abbracciato, anche oggi qui rappresentante di Snell. Noi siamo convinti che si debba lavorare tutti assieme e che ci debbano essere degli standard, per cui dobbiamo parlare degli architravi, degli standard minimi, perché io credo che le pattuglie della polizia abbiano più o meno tutti lo stesso materiale, credo che i vigili del fuoco abbiano più o meno tutti gli stessi mezzi, tutti gli estinguenti. Io e la dottoressa Pellazzi, che lavora a Reggio Emilia, piuttosto che un altro collega che lavora in un'altra provincia, non abbiamo neanche gli stessi farmaci, nonostante le linee guida scientifiche siano uguali dappertutto. Quindi, se vogliamo garantire un minimo di decoro su uno dei sistemi sanitari pubblici universalistici tra i pochi al mondo che hanno dimostrato di funzionare, perché potevano funzionare molto bene di come li abbiamo fatti funzionare, ma hanno funzionato e hanno prodotto dei risultati tangibili, noi ovviamente possiamo prendere questi esempi e, diciamo, alzare l'asticella e metterla almeno come standard di base per tutti. Per cui appoggiamo pienamente questa proposta e vi ringrazio per l'opportunità di questo breve intervento e a presto, insomma.